Parliamo di una bella iniziativa che si presenta in realtà proprio questa mattina, si chiama Pulita, quel TA sta per Taranto ovviamente, l'obiettivo è ovviamente prendersi cura della nostra città ripulendo insieme alcuni luoghi simbolici, in questo caso la spiaggia di Lido Chiapparo, e ne parliamo con l'assessora Gabriella Ficocelli, assessora ai servizi sociali, politiche di inclusione e pari opportunità. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ho chiesto a lei insomma di intervenire perché all'interno di questo progetto, già di suo un bel progetto insomma che coinvolge tante associazioni in realtà della città, c'è una storia nella storia, è quella dei beneficiari del progetto Leginet 2 della cooperativa sociale Isola che parteciperanno insomma e daranno una mano in questo senso nella pulizia appunto di questo luogo che è Lido Chiapparo, quindi proseguono le attività di queste persone migranti arrivate qui che attraverso poi Cooperativa Sociale Isola cercano di integrarsi in tanti modi sul nostro territorio. Sì, diciamo che si tratta di un programma europeo di inclusione, Leginet numero 2, che è stato affidato dal Comune di Taranto alla cooperativa Isola e sta diventando proprio il punto di riferimento del nostro territorio come esempio virtuoso di buone pratiche, di un network tra l'amministrazione comunale, il terzo settore, le imprese e le associazioni. Quindi si sta cercando di favorire proprio l'inserimento lavorativo e sociale di queste persone che sono poi le beneficiarie di protezione internazionale, e questa volta ci siamo insomma inventati lo sforzo comune di partecipare proprio il 26 maggio a questa bellissima iniziativa insieme a Siamo Taranto e a Chim Ambiente per la pulizia della spiaggia di Lido Chiapparo. Ci tengo a sottolineare che ovviamente in meno di un anno, grazie a tutti quelli che sono stati corsi professionalizzanti che hanno seguito questi beneficiari e a tutte le partnership realizzate a favore proprio del loro empowerment, circa 300 sono i migranti residenti nella nostra città che hanno trovato una maggiore collocazione sia sociale che lavorativa. E questa è la grande e bella notizia insomma di questi progetti che arrivano dall'Europa e ci responsabilizzano anche rispetto al tema dell'inclusione. Poi Taranto è un po' un crocevia per alcuni, ma per altri anche un posto dove, se possibile, rimanere. Intervistati molti dei beneficiari di Isola dicono: Taranto è una bella città, c'è il mare, siamo stati accolti bene, e anche questo è molto importante, sentirsi in qualche modo bene accolti dalla città e dalla comunità. Assolutamente, la cooperativa Isola sta facendo un lavoro davvero meraviglioso, e considerate che ogni rifugiato è normale che porti con sé un bagaglio individuale, una propria cultura che bisogna far integrare con quella che è la nostra società, ma soprattutto far emergere quello che rappresenta il loro bisogno, la loro volontà, e soprattutto adesso stanno rappresentando una grande risorsa per tutta la nostra società. Quindi un plauso davvero a questi operatori e ovviamente andiamo sempre avanti con l'impegno civico destinato alla valorizzazione dell'uguaglianza.